Riprendiamo l'avventura di Death Stranding dopo aver sconfitto Higgs nel video precedente, aver ritrovato Emily e averla nuovamente persa, siamo pronti a Bambino speciale, un vero bambino. ritornare ad Aston. Sarà il BP ideale. Sì, altrimenti sarà un Un sacrificio. Ma quella è Emily. pilastro, un ponte. Dai Harman, quindi sono loro che hanno fatto Bridge e Dai Harman hanno fatto questo esperimento con il BP. Vediamo anche un attimo dove ci troviamo. Ok, ci troviamo nel ricovero che c'è qua. Ok, riproduttore chirale. Ok, dobbiamo ritornare ad est perché a late notte. Perché è lì che praticamente Fragile ci permetterà di fabbricare attrezzatura. Armadietto privato, dovrebbero esserci le granate. È lì che Fragile ci permetterà di ripartire sulla spiaggia, di tornare sulla spiaggia. Tanto ci costruiamo, boh, non so, un po' di cose così, a caso, sacche di sangue. Questo vabbè, CCP. Non abbiamo materiali, merda. Non abbiamo materiale, dove sei? Però aspetta, l'esoscheletro ce lo fa costruire. Veicoli non ne abbiamo, possiamo costruire magari magari lanciagranate è un po' eccessivo, però delle granate pneumatiche, giusto così per difenderci. E praticamente stavo dicendo che avendo collegato la... Ma c'è un veicolo? Top. Questo qua non l'ho equipaggiato. Sam, sono Hartman. Ti avverto che la densità chirale nelle regioni predisposte allo stranding è aumentata notevolmente. È colpa della spiaggia. Le CA attivate nel nostro mondo in queste circostanze potrebbero comportarsi in modi imprevedibili. Sta succedendo qualcosa di strano. Avere ricollegato tutta la rete chirale, come dicevo, probabilmente ha portato qualcosa di non affatto positivo. Quanto ci mette a ricaricare le batterie? Dobbiamo tornare adesso, adesso vediamo se eventualmente abbiamo dei carichi che possiamo accettare mentre ci spostiamo. E proviamo a spostarci tutto lungo la spiaggia, vediamo se riusciamo a trovare una strada che ci permette di evitare le montagne che sono abbastanza fastidiose.
Allora, vediamo un attimo. Questa è una strada che oltretutto avevo già percorso. Qui ci sono un botto di montagne, ma secondo me su di qui possiamo trovare una strada. Perché vediamo un attimo, giù di qui non mi pare sia fattibile, non mi pare sia fattibile. Così ripercorriamo, torniamo sui nostri passi. Allora, vediamo un attimo come possiamo scendere da qui. La montagna l'abbiamo quasi superata. Una volta che raggiungiamo questa parte pianeggiante, Sam, Padme. mi ricevi? Ho indagato su Clifford Anger e volevo farti sapere che cosa ne penso. In breve, Anger era un agente delle forze speciali USA e il suo congedo coincide all'incirca con il Death Stranding. Dopo il congedo è rimasto coinvolto in qualche modo nei primi esperimenti con i BP. Tuttavia, è morto prima che finissero. Sebbene le circostanze della sua morte non siano del tutto chiare, sospetto che questi suoi campi di battaglia siano sostenuti almeno in parte dai suoi persistenti legami emotivi. Rabbia, rancore, rimorso. Sono convinto che sia coinvolto negli esperimenti con i BP. Di questo sono sicuro, visti i suoi tentativi di rapire Lou. Cliff sembra intenzionato a riprendersi il nostro BB come se ciò gli restituisse la sua integrità. Una motivazione tale che non solo è stato in grado di ritornare dagli abissi dell'inferno, ma anche di portarsene dietro una parte. Una cosa è certa, non è sicuramente una CIA. Dobbiamo scoprirne di più sulla sua morte e sul suo legame con gli esperimenti con i BB. Continuerò a indagare e ti terrò aggiornato, Sam. Ok, beh, questo qua l'avevamo immaginato. Clifford molto probabilmente è successo qualcosa con la moglie e con il BB praticamente, probabilmente lui, il BB che abbiamo noi è il primo BB, probabilmente. Allora, vediamo. Secondo me la cosa migliore è scendere giù di qua. Scendiamo giù di qui e raggiungiamo il più possibile la zona pianeggiante. Fa niente, fanculo.
cacchio è successo? Dove siamo? Qua siamo sulla spiaggia. Ora, non ho capito se ci sono anche CA o solamente questi palloncini. Perché? Qua siamo fuori dalla rete chirale, raga. E ho fatto una cavolata perché dovevo buttare giù il generatore. Ora non so se farò in tempo. Ah no, siamo ritornati dentro. Siamo ritornati nella rete. Allora, qui non ho capito perché siamo fuori dalla rete chirale. Probabilmente c'è qualcosa che non abbiamo collegato. Non so se non ho saltato io qualche missione o se è proprio una zona dove non ci sono collegamenti. Abbiamo ufficialmente finito tutto. Allora vediamo, perché qualcosina avevamo costruito. Ma dai, ma non mi sono fatto di CCP. E niente. Si prosegue a piedi. Ora vediamo, perché se troviamo ancora Allora, vediamo un attimo, cronofattoria. Allora, potremmo entrare qua dentro e vedere un attimo, perché se abbiamo dei materiali magari ci costruiamo qualcosa. Rilevate armi. Saranno bloccate fino alla partenza. Accettato. Benvenuto, Sam Porter. Oh, che bello, dopo tante zone in montagna, devo dire che finalmente si può scendere. Accetta ordine. Pizza.
consegna della pizza. Era lui che voleva la consegna della pizza che mi ha mandato la mail. Cronofattoria. La possiamo accettare, direi. E sfruttiamo. Facciamo anche. Facciamo uno di questi. E due di questi, aspetta, e poi cazzo, ma non c'ho i veicoli. Facciamo un overcarro. Ok, pizza anniversario. No, questo qua scarica. Ok, confermiamo. Allora buttiamo giù un overcarro e ce lo agganciamo. Ordine assegnato. Parametri di consegna aggiornati. Tempo limite impostato. Allora, dove cacciamo? Mi sa che non l'ho costruito. CP di livello 1. Dobbiamo costruircela. Fabbrica attrezzatura. Ok. Confermiamo, e la pizza, tutte queste robe qui le buttiamo sull'overcarro. Eccolo qua. Apri il menu di carico. E sull'overcarro. Mettiamo tutta sta roba qui, perché sta roba me la fa portare a mano per forza. Overcarro, questo lo posso caricare sull'overcarro, mentre invece lo champagne me lo fa solamente portare a mano. Mica, è uno spattimento assurdo. Aggancio. Ma scusa un attimo, sto champagne. Cioè, sto champagne. Carichiamolo sulla schiena. Dove cacchio avevo? Agganciatura tutta, sulla rastrelliera, a mano. No, per forza a mano. Sembra una roba assurda. Oltretutto, adesso non mi ricordo, però mi sembra strano che mi muore. Qua scegliamo la zona dei muri.
Non è proprio il momento. Anche se il veicolo gliel'avrei rubato più che volentieri. Qui c'è una stazione di ricarica, ma non ci voglio andare fin là. E là in fondo c'è una funicolare. Vediamo. Ah, questo qua è il fiume maledetto. Questo è il fiume maledetto, mamma mia, me lo ricordo sto fiume. Questa funicolare satelliferica, tra l'altro l'ho messa io per andare qui. Questa, e mettere sta roba è stata la cosa migliore che abbiamo mai fatto. Vediamo se riusciamo a recuperare dei veicoli. Forse là magari qualcosa possiamo costruire. Ah, il problema è che io non posso agganciare le cose all'overcarl. Merda. Non posso, dovrei mettermelo nello zaino. Niente, andiamo avanti. Perché non so se vi ricordate quando avevo fatto la missione dove dovevo prendere le robe qui, l'overcarro me lo lasciava giù, non si agganciava la funicolare. Ma raga, ma che colonna sonora? Che colonna sonora? Qua non c'era un'uccia però. Ehi, non rompete le balle, eh. Allora, qui però alla stazione meteo un veicolo me lo facciamo costruire. Guarda, tutta da montagna forse era quella migliore.
però ho come la sensazione che nessuno mi fa costruire veicoli, non so perché. A parte che un veicolo l'avevo sequestrato all'inizio. Però ho come la sensazione che non vogliono farmi ricostruire per farmi fare più strada a piedi possibile. Ok, anche l'armatura si sta scaricando. Effettivamente ho fatto un bel po' di strada. Nella mia impressione, raga, il tempo è migliorato, mi sembra notevolmente migliorato. Qui non posso perché se riposo passa il tempo, quindi devo cercare di fare la consegna in direttissima. Lì abbiamo pure un generatore. Vediamo se riusciamo a evitare di dover buttare giù un generatore pure noi. Siamo così vicini. Top. Datemi una moto. Un veicolo dove poter mettere le pizze per il tizio. E siamo a cavallo, ce la facciamo in macchina. Fabbrica attrezzatura. Ma vedete, overcarro anche qua. Allora, fucile d'assalto non letale. Prendiamoci uno di questi, che se becchiamo i muri gli diamo una sistemata. Non mi fanno costruire... Mamma mia, perché ho lasciato giù quell'auto? Quell'auto era fantastica, raga. Quell'auto era bellissima, io l'ho abbandonata, come se ne avessi mille. Dieci minuti. No, non mi dire che ci sono CA. Sam, non crederai alle cose che ho scoperto. Si tratta degli esperimenti con i BB, del loro vero fine. Stando ai documenti ufficiali, proseguirono in segreto per ordine della presidente Strand. Apparentemente con lo scopo primario di sviluppare dei rilevatori di CA e prevenire le voragini. Ogni progresso nel campo delle comunicazioni chirali o nella ricerca scientifica sulla spiaggia era considerato puramente secondario. Ma questa storia era solamente una copertura. La verità è, Sam,
che in origine i BB dovevano essere catalizzatori per far funzionare la rete chirale. Furono integrati nelle infrastrutture delle Not City proprio per quel motivo. Ogni città che hai portato dalla nostra parte. Probabilmente fu proprio Amelie a installarli mentre andava verso ovest con la prima spedizione, portando avanti il piano di sua madre, compiendo un sacrificio dopo l'altro, in nome del progresso. La presidente Strand disse al popolo ciò che voleva sentire e fece ciò che riteneva necessario, così da riunire tutta l'America. Ma mi chiedo se il prezzo da pagare non sia stato la sua anima. La rete chirale è la nostra più grande invenzione, ma è anche il nostro peccato più abominevole. Non so davvero descrivere cosa provo. Forse, sapendone di più di Cliff e degli esperimenti con i BB, potremmo giudicare meglio. Mi farò vivo. Quindi il nostro amico Higgs non era così cattivo. Voleva semplicemente ribellarsi a tutto quello che era successo. Malvagio era malvagio, eh. Malvagio era malvagio, perché come ha trattato Fragile, insomma. Non è che aveva. Non è che aveva tanto un gran sentimento, ma diciamo così. Ecco fatto. Allora, mettiamoci un attimo qua sotto, così possiamo dare una riparata. Al nostro coso. Ah, abbiamo perso 10 minuti, maledizione. 21 minuti, porca vacca. Allora, vediamo un attimo com'è qua la situazione. Noi dobbiamo andare. Mamma mia, quanto sono lontano, raga. Non mi ricordavo. Non me li ricordavo così lontani. Qui tra l'altro abbiamo anche. Speriamo che ci sia che il ponte sia integro almeno. Culo. L'ho messo proprio in un punto di merda quella scala. Beh raga, io intanto che cammino, ecco fatto. Non è che abbiamo fatto tanto, però direi che ci salutiamo qua e ci vediamo al prossimo video, perché la strada mi sembra ancora bella lunga e niente, insomma, non mi andava di tagliare il video perché comunque c'era una bella colonna sonora di sottofondo e beh, magari insomma come io l'ho ascoltata con piacere camminando, magari anche chi, se qualcuno vedrà questo video. Quindi niente, direi che ci salutiamo qua. Guarda quella struttura là in fondo. Che cacchio è? Champagne. No. Fanculo, perché lo champagne? Perché lo champagne sta ancora nella stazione meteo?
Io non ci voglio ritornarci, raga. Ma che stiamo scherzando? Ma quindi quello che io mi sto portando cos'è? È la pizza. Fanculo. Metti su dover carpa. Dovrei ritornare indietro. Dai ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Spero che questo vi sia piaciuto. Vi invito quindi a supportare il canale con una notificazione e alla prossima. Ciao.